Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Karen Eads, ex dirigente della Banca Mondiale, da dove è stata licenziata per aver rivelato informazioni sulla corruzione dell'istituzione, dall'inizio del 2014 ha dichiarato categoricamente che creature non umane con teste allungate e un'intelligenza eccezionale chiamata Homo Capensis controllano il Vaticano e l'economia mondiale. Nessuno prenderebbe molto sul serio questa vecchia teoria del complotto se non fosse approvata da un'autorità di grande privilegio che vanta una conoscenza eccezionale dietro le quinte dell'elite finanziaria globale grazie al fatto di aver lavorato per 20 anni nell'ufficio legale della Banca Mondiale, che l'ha posta in una posizione privilegiata per ottenere informazioni sugli schemi che governano il mondo. In un'intervista al Next News Network, alla domanda su cui avrebbe controllato il mondo, lei ha risposto senza esitazione e senza mezzi termini che le creature non umane con teste allungate e un quoziente intellettivo di 150 controllano il Vaticano e le banche del mondo. Secondo lei, questi esseri sono al potere da molto tempo. Non sono della razza umana, si chiamano Homo Capensis, ed erano sulla Terra insieme all'umanità prima dell'era glaciale. A sostegno della sua affermazione ha citato i crani allungati egiziani e peruviani che non sarebbero altro che un riferimento all'Homo Capensis. Ha anche detto che ogni massone che raggiunge il grado 33, cioè l'ultimo grado, si scopre che Mosè e Akhenaton erano la stessa persona e che in realtà Mosè era un Homo Capensis. Vi sono anche altre testimonianze sul grado 33 dei massoni, dove si rivela che il vero dio dei massoni è Lucifero. Secondo Karen, ci sono prove del DNA per l'esistenza di questi esseri, che potrebbero essere confermate da recenti studi sui crani allungati in Perù, che hanno dimostrato materiale genetico sconosciuto, non trovato negli esseri umani. Il curriculum di Karen comprende una laurea in giurisprudenza presso l'Università di Yale e una laurea in economia presso l'Università di Amsterdam. Ha lavorato presso Export-Import Bank degli Stati Uniti e poi presso l'ufficio legale della Banca Mondiale, dove è diventata consulente senior. Le parole di Karen ha portato spontaneamente all'attenzione delle autorità e del pubblico informazioni rilevanti sui comportamenti illeciti presso la Banca Mondiale e sono arrivate ad avvalorare e arricheggiare quelle di un'altra alta autorità, l'ex ministro della difesa canadese Paul Theodore Heller, un anno prima, nel 2013, che ha dichiarato durante un'udienza pubblica sull'esistenza di vita extraterrestre tenutasi a Washington DC, di fronte a diversi ex senatori e membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ritenendo che ci sono extraterrestri vivi sulla Terra in questo momento e che probabilmente almeno due di loro collaborano con il governo degli Stati Uniti. Heller, nel suo caso, era già un noto sostenitore dell'esistenza della vita extraterrestre, tanto che nel 2005 aveva apertamente dichiarato di credere negli UFO e che lui, insieme alla moglie e agli amici, l'aveva visto una volta e che ha generato una grande ripercussione in Canada. Nel caso di Karen, ha fatto il suo debutto dopo aver, diciamo, preparato il pubblico con rivelazioni lievi sul nucleo ermetico delle gigantesche istituzioni e società finanziarie che dominano il pianeta. Karen ha esordito spiegando che un piccolo gruppo di entità, per lo più istituzioni finanziarie e banche centrali, esercita un'enorme influenza sull'economia internazionale dietro le quinte, come dimostrato da un gruppo dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo, che studiano il rapporto tra 37 milioni di aziende e investitori da tutto il mondo e hanno scoperto che esiste una superentità di 147 mega corporazioni molto vicine che controllano il 40% dell'intera economia mondiale. Le elite globali, tuttavia, non controllano solo queste megacorporazioni. Secondo Karen, controllano anche le finanze di quasi tutte le nazioni del pianeta attraverso la Banca Mondiale, l'FMI e le banche centrali dei paesi, come la Riserva Federale degli Stati Uniti, che controlla tutte le emissioni di denaro e le sue circolazioni.
La banca centrale delle banche centrali, il vertice di questo sistema mastodontico, secondo Karen, è la Banca dei Regolamenti Internazionali, un'organizzazione internazionale immensamente potente di cui la maggior parte non ha nemmeno sentito parlare, ma di cui, segretamente, controlla l'emissione di denaro da tutto il mondo. È la banca centrale delle banche centrali con sede a Basilea, in Svizzera, ha anche filiali a Hong Kong e Città del Messico. È essenzialmente una banca centrale del mondo non eletto, che gode della completa immunità delle tasse e delle leggi internazionali. Oggi 58 banche centrali appartengono alla Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha più potere sull'economia degli Stati Uniti o sull'economia di qualsiasi altro paese, o di qualsiasi politico. Ogni due mesi banchieri centrali si incontrano a Basilea. Durante questi incontri vengono prese decisioni che riguardano tutti gli uomini, donne e bambini del pianeta e nessuno di noi ha voce in capitolo in ciò che viene deciso. La Banca dei Regolamenti Internazionali è un'organizzazione fondata dall'elite mondiale che opera a suo vantaggio, il cui scopo è quello di essere una delle pietre angolari del prossimo sistema finanziario globale unificato. Secondo Karen, lo strumento principale per schiavizzare nazioni e interi governi è il debito. Vogliono che siamo tutti schiavi del debito, vogliono che tutti i nostri governi siano schiavi del debito e vogliono che tutti i nostri politici dipendano da enormi contributi finanziari che danno. Poiché l'elite possiede anche tutti i principali mezzi di informazione, questi mezzi non riveleranno mai il segreto che c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel modo in cui finanzia il nostro sistema. Concludendo, si parla sempre di invasione aliena. E se invece l'invasione aliena è già in atto e quello che stiamo vivendo in questi giorni è un piano oscuro per controllarci su tutto? Beh, questa potrebbe essere una teoria fantasiosa, ma che sicuramente non può che farci riflettere. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.